ringrazio per avermi invitato, ringrazio il Presidente, ringrazio i colleghi. Sono anche molto grato per l'introduzione, anche Eugenio ha fatto cenno a due o tre aspetti che per me sono fondamentali, quello dell'educazione, anzi forse non sembrerà, ma cercherò di parlare di educazione dell'architetto, uso il termine americano, intendo con educazione la pedagogia. Ci sono tante cose che vorrei dire, ma insomma... O conferma oggi che una delle ragioni per cui viaggio molto, mi sacrifico anche attraversando il mondo per sentire, come dire, per dare il mio contributo, in realtà è un sacrificio che ha un doppio vantaggio, perché oggi ho ricevuto alcuni spunti fondamentali e qualcuno di essi probabilmente lo rivenderò in una futura conferenza. Comunque, ecco, per tornare a quello che diceva Eugenio, in questo caso il mio riferimento è più all'aspetto biologico del termine, l'etimologia, vabbè, comunque sappiamo che trascende addirittura queste due, come dire, queste due branche della conoscenza, però diciamo l'aspetto biologico in questo caso, come vedrete, per me è determinante. In realtà c'è un incrocio, ci sono più incroci tra la questione della resistenza intesa da questo punto di vista rispetto invece all'aspetto della psicologia, come dicevi Eugenio. In questo caso, Resilienza Radicale, ho scelto questo titolo proprio come una sorta di diciamo, come una sorta di sinonimo della parola futuro. Mi spiego meglio. Nel corso delle ricerche nell'ambito del Cluster for Sustainable City, che è un centro di ricerca che dirigo in Inghilterra, i due termini più frequenti sono questi due, resilienza e radicalismo, quando si parla di futuro, come se fossero gli attributi essenziali per realizzare visioni del futuro, soprattutto dal punto di vista dell'architettura. Resilienza è la capacità di adattamento ai cambiamenti, è fondamentale in questo momento perché tutti i colleghi hanno esplicitato come si tratti di un momento cruciale per la civiltà umana, un cambiamento, abbiamo dei cambiamenti, stiamo affrontando dei cambiamenti che probabilmente nessun essere umano, nessuna, come dire, nessun'altra civiltà ha affrontato con questa dimensione. Quindi la capacità di adattamento è essenziale in questo momento. Vedremo cosa significa. Ci sono alcuni elementi che secondo me sono sovrapponibili alla presentazione della collega avvocato. Collega avvocato come architetto è un ossimoro. Radicale come attributo riferito all'originalità, all'origine anche dell'architettura. Interessante perché storicamente nello studio dell'architettura originalità e origine hanno una certa familiarità che va al di là dell'etimologia della parola. Apparentemente il logico inutile della creatività, cioè l'attributo dell'originalità, spesso per quanto riguarda l'interpretazione che viene data di questi termini all'interno delle neuroscienze o nella paleantropologia, si associa il termine dell'inutilità. Vedremo cosa vuol dire. Diciamo che il tema della resilienza radicale per me è fondamentale perché è in qualche modo il punto di bilanciamento della società attuale. Mi spiego meglio. La società è costituita da una parte fortemente inerziale e da un'altra parte che normalmente è quella che tende di più alla innovazione. Questa suddivisione non è una suddivisione, come dire, una posizione filosofica o una posizione di... come dire, statistica, questa è una posizione che deriva dallo studio della letteratura della paleantropologia e poi mi spiegherò anche in questo caso. Freeze or move, quindi, sono i due termini che in Inghilterra vengono usati più frequentemente, che indicano il primo sta immobile, che è, diciamo, l'attributo, la caratteristica della parte inerziale della società, e move è quella forza, come dire, quell'energia che tende all'innovazione costantemente, sempre e comunque. Queste due forze sono altrettanto importanti nel corso dell'evoluzione dell'uomo. Ci sono dei momenti in cui una delle due forze diventa più importante dell'altra. Quando succede questo sbilanciamento? Questo sbilanciamento succede in un momento molto particolare della storia dell'evoluzione dell'uomo che i paleantropologi chiamano crisi, quello che probabilmente è sinonimo della discontinuità di cui si parlava prima.
Perché in questo momento il tema della crisi è importante, quindi c'è una necessità di discontinuità, e come questa necessità è legata alla necessità di innovazione? Questo sarebbe inutile mostrarlo, purtroppo, per una serie di ragioni, chiamiamole in questo caso statistiche, cioè il fatto che comunque il 70% di voi sono già convinti che il cambiamento climatico è fondamentale anche per il lavoro degli architetti, ma c'è un 30% che ancora ha perplessità su questo tema. Quindi diciamo che consideratelo come un elemento di studio di comunicazione più che di rilettura del lavoro dell'architetto. Qui mi riferisco alla cosiddetta OK Stick di Michael Mann, il più importante climatologo vivente, che dimostra per la prima volta con questo diagramma nel 94 che il cambiamento climatico non è un fatto legato a modelli statistici, a modelli matematici riguardo... Questo è il microfono, mi piacere, perché abbiamo... Pardon, non ci abbiamo... Scusate, tendo a ballare io. Ho un passato come ballerino e quindi... di break dance, non ci crede nessuno, mi sto dentro. Perché abbiamo un passato. Finalista italiano di break. Allora, mi appoggio qui così... Abbiamo passato di cantante. Oh, allora... dobbiamo lanciarci. Allora... Dicevo, l'importanza dell'OK Stick di Michael Mann è che in realtà, diversamente da quanto spesso si legge sui giornali, anche italiani purtroppo, si basa esclusivamente su fatti empirici. Cioè tutte le indicazioni, tutti i dati che trovate qui sono dati che vengono, come dire, dall'analisi di dati, per esempio dai carotaggi nelle calotte polari, dall'analisi della CO2 attraverso il taglio orizzontale degli alberi, così via. Ci sono una serie di meccanismi noti e, come dire, certi al 100%. Ora, dato per scontato che quindi il problema climatico è un problema fondamentale, l'altro aspetto che anche in questo caso dispiace doverlo portare alla ribalta ulteriormente è quello che spesso mi trovo a che fare con discussioni all'interno delle quali si contesta il fatto che l'architetto debba avere un ruolo. Questo non è lavoro per architetti, conta quello che fa la politica, i decision makers, conta quello che fa l'industria. Purtroppo non è così. Come dice mio amico Simone Sfriso di Tam Associati, io sono qui come tutti noi nella veste del colpevole più che di quello che deve dare soluzioni, e siamo colpevoli perché in realtà il 36% delle emissioni di CO2 dipendono dal mondo delle costruzioni. Quando parliamo del 36% ci limitiamo a parlare delle cosiddette emissioni durante l'utilizzo dell'edificio, non stiamo parlando del life cycle assessment, cioè dell'energia necessaria per produrre materiali, trasportarli in loco, costruire gli edifici, mantenerli e poi anche demolirli eventualmente e riciclare il materiale. Se consideriamo anche questi aspetti, dobbiamo considerare alcune, un po', come dire, una quantità di queste emissioni dalla parte del 30% dell'industria. Se poi aggiungiamo il 30% dei trasporti, anche in questo caso occorre fare alcune precisazioni. Una precisazione è che spesso si dice che okay, basterebbe cambiare il sistema le auto a combustibili fossili e trasformarle in auto elettriche, quindi un problema ingegneristico, un problema tecnico. Gli studi che ho fatto negli ultimi 10 anni in 4 diverse università con colleghi provenienti da tutto il mondo dimostrano che in realtà la forma dell'architettura, la forma delle città, la forma degli edifici ha un impatto molto maggiore degli aspetti tecnologici delle autovetture e dei dispositivi degli edifici. Mi spiego meglio: se confrontiamo una città con una struttura tipicamente della costa occidentale americana come Los Angeles, con una città altamente compatta, con alcune caratteristiche morfologiche molto tipiche della vecchia Europa come Amsterdam,
possiamo immediatamente analizzare e capire quali sono gli ingredienti che rendono una città, la seconda, più performante dal punto di vista delle emissioni di CO2 rispetto alla prima. Questa performance è dovuta quasi esclusivamente alla morfologia urbanistica e quasi dovuta esclusivamente a come la città è stata disegnata. Quindi, paradossalmente, dispiace pensare che l'architetto spesso non abbia la coscienza del fatto che il suo ruolo è determinante e fondamentale in questo cambiamento. A questo punto dobbiamo arrivare a quello che normalmente definiamo l'equazione impossibile. L'equazione impossibile è questa. Se i fondamenti della climatologia sono sul tema della crisi climatica sono accettabili, dobbiamo anche conseguentemente accettare il fatto che un 20% di aumento della popolazione previsto entro il 2050, un 20% corrisponderà a un 20% in più di aumento corrispondere a un aumento di produzione, di produttività di cibo nello stesso periodo, senza considerare che 1 miliardo di persone vivono già oggi al di sotto del livello minimo di nutrizione. All'interno dello stesso ragionamento dobbiamo però invece considerare che il cambiamento climatico porterà, sta già portando, una riduzione del suolo produttivo del 20%. Ora, questa equazione mette in evidenza l'impossibilità di creare uno scenario futuro che sia ottimistico. Tenete anche presente che questi dati sono i dati più ottimistici o più prudenziali. Secondo il concetto, secondo la climatologia, quella che viene chiamata la Fat Tail Diagram, cioè un diagramma fatto a coda larga, significa che le ipotesi più pessimistiche sono anche quelle più probabili. Per esempio, questa equazione non tiene in conto i feedback fenomena. I feedback e fenomena sono quelli che si associano al motore primario del cambiamento climatico e in qualche modo costituiscono dei coefficienti del suo peggioramento. Un esempio classico di un feedback fenomeno è l'abbassamento dell'albedo nelle aree polari. Nell'Artico, per esempio, quando i ghiacciai scendono nell'oceano, si scoprirà un terreno che ha un albedo più basso e quindi questa attrattività maggiore della radiazione solare andrà ad incidere come coefficiente rispetto al cambiamento climatico. E come questo ci sono tanti altri fenomeni che non sono considerati in questo diagramma. Allora, a questo punto noi conosciamo alcuni degli ingredienti della città futura. Dobbiamo però ricombinarli e soprattutto dobbiamo capire cosa significa che questa equazione è impossibile, in che termini, perché altrimenti, come al solito, vengo accusato di allarmismo e non portare speranza. Invece sono qui per tentare di portare speranza. Immaginiamo che, tenendo presente queste informazioni, la città del futuro dovrà essere senz'altro resiliente, quindi dovrà essere senz'altro capace di adattarsi alle condizioni climatiche in continuo cambiamento. In questo caso intendo resilienza sia rispetto ai fenomeni climatici cronici che acuti. Questa è una distinzione necessaria perché sappiamo che mentre il cambiamento climatico modifica, le condizioni ambientali del pianeta, della troposfera soprattutto, esiste anche un fenomeno che è quello dell'estremizzazione del clima, che è un sistema, è una condizione che già in questo momento, per esempio, rispetto alle città di costa, sta producendo danni imprevedibili fino a qualche anno fa e che colpiscono circa 200 milioni di persone nella cosiddetta fascia degli uragani. Ma il terzo fattore, quello che secondo me è più importante, il terzo ingrediente, è quello che vediamo a sinistra, radical concept. E quindi in questo senso arrivo a cercare di mettere in evidenza quale sia la necessità di quel secondo elemento, cioè il primo è la resilienza e il secondo il radicalismo, come elemento essenziale per il disegno di scenari futuri per la città. In effetti,
pur guardando il futuro, dobbiamo ammettere che, come dire, anche nel passato, questo passaggio, le crisi, sono stati momenti di modificazione, di sbilanciamento del pensiero, dell'architettura, tra, diciamo, quella parte della società più inerziale e quella parte di società più che tende di più all'innovazione. Un periodo classico, non a caso, è quello del cosiddetto dei movimenti radicali, diciamo, tra gli anni 60 e gli anni 70. Anche in questo caso devo dire di nuovo che mi ha anticipato la collega, perché un elemento fondamentale in questo passaggio è stato, come dire, la ricerca condotta dal Club of Rome. Ha avuto un ruolo, come dire, in qualche modo fondativo nella realizzazione di pensieri di architettura, di visioni di architettura della seconda generazione, in particolare degli architetti del radicalismo austriaco, quelli che sono forse meno noti dal punto di vista della letteratura, ma che in qualche modo hanno influenzato più di ogni altro gli altri movimenti radicali. In questo caso vediamo un disegno di Raymond Abram, che può essere considerato forse il primo architetto radicale. È stato oltretutto colui che, insieme a Hans Sollein, ha fatto un blitz, è cacciato la componente modernista all'interno della rivista Bau, per trasformare la rivista Bau in una rivista di innovazione radicale, attraverso il primo numero del 1968, dove fu pubblicato il manifesto All'Assist Architecture, che è il manifesto che dichiara la transdisciplinarità dell'architettura in modo più forte e insistito rispetto a quello che si faceva nel passato. È stato un momento estremamente importante ed è stato un atto anche in qualche modo molto influente. Raymond Abram aveva in particolare un'ossessione. L'ossessione era quella di guardare nel passato per cercare di capire quali fossero le tendenze del futuro, ma in modo diverso rispetto a quello che normalmente consideriamo come un atto quasi naturale, cioè quello di guardare nel passato per capire le tendenze del futuro, perché in effetti lui stesso era conscio del fatto che il passato nascondeva una serie di insidie, le insidie del pensiero lineare, dell'idea che ci fosse una certa continuità. Quindi il suo processo mentale era leggermente diverso. Lui andava a cercare quello che oggi alcuni storici dell'architettura chiamano l'archè, il principio, cioè andava a cercare il genoma dell'architettura piuttosto che l'aspetto, il fenotipo dell'architettura storica. E questa è una cosa di cui vado anche orgoglioso da sardo, che tutti questi, la prima generazione di architetti del radicalismo austriaco ritenevano che il Tempio Pozzo di Santa Cristina fosse la rappresentazione più chiara ed evidente di questo archè. Uno degli elementi per cui loro ritenevano che questo edificio lo fosse è un po' paradossale dal nostro punto di vista, era perché non era chiaro per loro se questo fosse un tempio, fosse una cisterna, fosse uno spazio pubblico, fosse una macchina per garantire un certo comfort termico, visto che in Sardegna d'estate in questo luogo ci sono 40 gradi e ce ne sono 15 all'interno dell'edificio. La realtà è che Raymond Abram, che ha scritto quindi una serie di testi, la casa non casa, l'edificio non edificio, quindi aveva chiaro questo concetto, pensava che l'inutilità o, come dire, la presenza di varie utilità all'interno dello stesso edificio fosse la chiave. Quindi la sua critica era al movimento moderno inteso come un movimento che aveva l'arroganza di pensare che l'uomo fosse in grado di prevedere gli utilizzi di quell'edificio, senza essere capace quindi di prevedere i reali usi che sarebbero intervenuti e che evidentemente non erano immaginabili con la logica lineare. Questo è un concetto molto interessante, secondo me, perché è un concetto che è molto presente nella biologia evoluzionista e anche studiato nella paleantropologia.
Questo aspetto per me è determinante nel processo educativo e vedremo in che modo questi due termini si sovrappongono. È una ricerca, quella sulla pedagogia attraverso l'utilizzo del pensiero associativo, che comincia per me nel 2013 e che ha un punto di svolta fondamentale durante una mia conferenza al Museum of Modern Art di New York, quando durante questa conferenza ho avuto modo anche di confrontarmi con i colleghi della Cooper Union, tra cui anche Raymond Abram, e soprattutto grazie a Diane Lewis, che è la mia mentore, perché Diane Lewis in quell'occasione parlò di un libro che si chiama Open City. Diane Lewis è l'allieva più importante di un architetto che penso molti di voi conosceranno, John Hajduk, che aveva scritto un testo fondamentale che si chiama The Education of the Architect. È un testo in cui John Hajduk sostanzialmente è la Bibbia, chiamiamola così, della Cooper Union, ma è sostanzialmente un testo in cui si dichiara che l'aspetto più importante dell'architettura è l'educazione. Avevo difficoltà a capire questo concetto fino a che Diane Lewis non ha deciso di produrre, come dire, di realizzare una pubblicazione Open City che si colloca come legacy, come eredità del pensiero di John Hajduk, dove all'interno di questa pubblicazione questo passaggio è esplicitato in modo molto chiaro. E questo è uno degli esempi, secondo me, che utilizzo in questo caso per rappresentare questo passaggio, o come dire, alcuni delle tracce di questa condizione. Questo è un progetto, si tratta di Rooftop Oasis di Hausrucker Koch, un gruppo di architetti della seconda generazione dei radicali austriaci. Di nuovo, in questo caso, a me ha sorpreso molto quando ho parlato con Günther Zamkelp, che a quel tempo era tra l'altro un mio eroe dell'architettura, e lui mi disse, e non compare in un testo storico, eppure la letteratura sui radicals è vastissima, mi disse che questo progetto nasce da una sorta di ansia, di visione pessimistica del mondo conseguente alla pubblicazione del report del Club of Rome nel 72. Quando guardiamo questo progetto notiamo una serie di cose, secondo me, questa è la mia impressione, una serie di cose come l'idea, forse anche a Milano c'è qualcosa di simile come questi edifici, l'idea, il tentativo di realizzare un'architettura che fosse un punto di contatto con la natura, o che si raccordasse al mondo della natura in modo più ecologico. La discussione è molto più approfondita, necessiterebbe molto maggiore approfondimento e non abbiamo tempo in questo momento. Quello che però voglio dire è che c'è una piccola traccia in questo disegno che dice che in realtà è vero che non siamo in grado di prevedere il futuro, però esiste nel pensiero associativo una capacità di prevedere il futuro che tuttavia non viene compreso dalla maggioranza dei contemporanei. Cioè, è vero che noi pensiamo che quello che viviamo oggi sarà, come dire, ci sono le basi di quello che sarà il nostro futuro, ma è vero che c'è un modo, una modalità di pensiero che appunto anticipo, è il pensiero associativo, che consente all'uomo, ed in particolare all'architetto, di superare questa idea che ci sia, che l'evoluzione dell'uomo sia all'interno di un percorso lineare. Ovviamente sono stato un po' ossessionato, ecco, da questo concetto, e devo dire che nella letteratura di architettura non si trova niente che poi dia una risposta a questa domanda. Si trovano molte opinioni, molte posizioni filosofiche che vanno dalla object oriented ontology della dark ecology fino, come dire, al pensiero dei critici dell'architettura più noti.
Invece si trovano spiegazioni anche molto esaustive nei campi della, in questo caso, della paleantropologia e nelle neuroscienze. Heather Pringle è una delle più importanti paleantropologhe e dal 2012 al 2015 ha pubblicato una serie di articoli su Nature and Scientific American, quindi stiamo parlando del gota della conoscenza umana, in cui il processo della creatività viene spiegato in modo preciso e dettagliato, e siamo in grado anche di definire quando questo processo è stato attivato e perché. Per me si tratta di una scoperta in qualche modo illuminante. In realtà, come molti di voi, io ho sempre saputo che la creatività nasce in un momento molto preciso, 40.000 anni fa. Lo sappiamo perché abbiamo le prime tracce sulle rocce, la mano... Scusate, tendo ad andarmene. Non si è sentito niente? C'ho questa brutta abitudine. Allora, sono fuori tempo massimo? Allora, questa idea che la creatività sia nata 10 minuti... Vado velocissimo allora... Questa idea che la creatività sia nata 40.000 anni fa è stata contraddetta da una serie di scoperte, appunto avvenute tra il 2010, 2012 e 2014, che sono appunto registrate in una serie di articoli. Ah. Così puoi ballare. Ah, grazie, adoro. Pronto? Vado. No. Si sente? Sì. Allora. L'ho messo, ecco. Allora, in realtà la creatività nasce 200.000 anni fa. Ovviamente questo ha sconvolto non i paleantropologi, ma i neurologi coloro che avevano fino a quel momento studiato le caratteristiche del cervello umano. Perché la nascita 40.000 anni fa della creatività presupponeva che ci fosse stato un cambiamento, una mutazione genetica. Questa mutazione genetica non c'è stata e la creatività è stata spostata indietro di 200, fino a 200.000 anni fa. Allora la domanda è stata, come dire, è stata modificata. In che modo questa modalità si attiva? Perché questa modalità è nata 200.000 anni fa, ma si è attivata in modo così evidente 40.000 anni fa? E quello che si è scoperto è che questa modalità è legata al pensiero associativo, quello che noi oggi chiamiamo pensiero associativo, e che la creatività è un'espressione, l'espressione più importante del pensiero associativo, e che questa modalità si attiva nei momenti di crisi. Ecco, per me è stata un'illuminazione, perché questo vuol dire che in questo momento il ruolo di leadership culturale dovrebbe essere in mano di quelle persone che sono in grado di attivare il pensiero associativo, perché noi attraversiamo un momento di crisi. Il pensiero associativo è quel pensiero che rappresenta questa spinta energetica e che si contrappone alla parte inerziale della società. Queste non sono definizioni mie, sono definizioni appunto che provengono dalla paleantropologia e anche dalle neuroscienze, come dicevo prima. Uno degli elementi più classici dell'espressione creativa e quindi del pensiero associativo è il concetto di exaptation, che è stato definito da Stephen Wood per la prima volta, un concetto che significa che la natura non progetta per un uso, non progetta per una funzione, ma realizza ridondanza, realizza molteplicità di relazioni, perché la natura è più intelligente del pensiero lineare, cioè non si preoccupa di realizzare un uso che potrebbe essere sbagliato, perché come ci diceva, scusi se la cito di nuovo, noi se pensiamo in modo lineare è molto probabile, quello che noi chiamiamo per esempio nell'urbanistica progettazione, pianificazione deterministica, è molto probabile che sbaglieremo. E allora la natura fa una cosa diversa, progetta una serie di dispositivi che in qualche modo diventano ridondanti e possono essere utilizzati all'occorrenza per usi non previsti. Ora, cosa vuol dire questo? L'esempio più classico che i neurologi fanno, i neurologi dell'evoluzionismo, è per esempio il sesto dito del panda.
Quindi, ma state parlando di architettura? Allora, poi vi dico una cosa curiosa. Il sesto dito del panda è perché in realtà noi abbiamo cinque dita e Darwin stesso si è sempre chiesto, ma il dito è stato progettato così perché doveva funzionare da dito? In cui il panda dice, persona, ha detto no. Il sesto dito nasce perché il panda, diciamo un orside, si è trovato per sua sfortuna in un ambiente, in un contesto ambientale estremamente diverso da quello degli altri orsidi, e quindi non era più, non aveva più la possibilità di mangiare la carne, e ha dovuto sviluppare questo sesto dito, che non è altro che un osso, quindi una parte ossa esistente, ma fa parte di quelle, come dire, di quelle strutture ridondanti che possono essere utilizzate come al posto di un pollice opposto, opponente, per raccogliere il bambù. Ora, un minimo di collegamento, se non è chiaro fino adesso, c'è anche con l'architettura, c'è anche da un altro punto di vista, perché François Jacob, quando cerca di spiegare questo concetto ai suoi colleghi, usa una metafora architettonica, secondo me tra l'altro sbagliata, perché il Tempio Pozzo di Santa Cristina, come avete visto prima, secondo me rappresenta di più questa idea dell'exaptation, cioè l'idea della creazione di ridondanze che poi possono essere utilizzate e riutilizzate. Esempio, la toros del Tempio Pozzo nasce come tomba. Qui viene utilizzata, viste le caratteristiche di massa termica, come cisterna, ma non era nata per quell'uso. È un exaptation. Allora, François Jacob come termine usa spandrel. Spandrel vuol dire pennacchio, perché a lui l'idea dell'esistenza di questo meccanismo, cioè dell'applicazione della creatività non come pensiero lineare ma come pensiero associativo, quindi applicata a un non uso, a una ridondanza, la intuisce quando entra dentro la chiesa di San Marco a Venezia e comincia a guardare i pennacchi della chiesa. Non avendo una conoscenza architettonica, lui ritiene che una delle cose più belle della chiesa sia la qualità dei mosaici e delle decorazioni sui pennacchi, e quindi che i pennacchi siano stati fatti per quella funzione. Scoprendo poi che i pennacchi invece sono un sistema strutturale che nasce per sostenere la cupola, lui dice: ecco, questo è l'esempio un classico esempio di spandrel, pennacchio, exaptation. Perché sto parlando di questo? Perché è ovvio che quello che sto cercando di dire è che questo è il mio progetto, non c'entra niente in realtà con questo, era per dire che non volevo parlare dei miei progetti. L'edificio Stella Maris, l'ospedale Stella Maris a Pisa, è il primo, unico ospedale per neuropatologie dell'età dello sviluppo, e io spero, ecco, diciamo, questa può essere un motivo, spero che questo edificio sia pieno di spendere. Non penso di avere la capacità di poter pensare un edificio e intuire tutto quello che ci deve essere e come dovrà essere. Spero di essere stato capace di usare il pensiero associativo al punto tale da aver inserito in questo edificio una serie di ridondanze, di opportunità che possono essere rilette in chiave di resilienza. Forse adesso è più chiaro perché si parla di resilienza e che cos'è la resilienza in architettura. Un altro esempio classico di questo, di una crisi epocale e di come il pensiero associativo sia stato l'elemento rivoluzionario che ha modificato integralmente la società, appunto in modo radicale, è in genere, come dire, quello che utilizzo come analogia è la crisi del 400, scusate, la crisi del 300. Questo è il Trionfo della Morte, un affresco del 1340 di Buonfalmacco che si trova dentro il cimitero monumentale di Pisa, e rappresenta un mondo del 400. La metà del 400 sappiamo, come ci insegnano gli storici, che la società europea entra in crisi. Questa crisi è una crisi ambientale, esattamente come quella attuale, di segno opposto, nel senso che l'aspetto climatico più evidente era quello di della, diciamo, si tratta di una mini glaciazione, quindi il problema era l'abbassamento delle temperature.
Il secondo aspetto era che la popolazione era cresciuta a un livello tale da aver in qualche modo saturato la produttività. Il terzo aspetto è tra l'altro quello della salute, ed è un aspetto da non trascurare perché secondo gli analisti che si occupano di medicina e ambiente, sappiamo che il cambiamento climatico sarà una delle principali ragioni di pressione sociale e anche di malattie nei prossimi 40 anni. Comunque, volevo arrivare al punto, quello che sappiamo è che questo passaggio tra la civiltà del 300 e la civiltà del 400, soprattutto in Italia, non interessa in modo diretto, questa rivoluzione culturale avviene grazie, e questo forse è interessante per noi, con in prima linea gli artisti, gli architetti o quelli che noi chiamiamo poligrafi, cioè coloro che erano in grado di unire, gli inglesi dicono linking the dot, cioè di unire i puntini di tutte le discipline. Ecco, questa è secondo me il ruolo più evidente o più importante che l'architetto dovrebbe esercitare in questo momento, un ruolo di sintesi. Ed è ovviamente questo non necessita di ulteriori spiegazioni, quando si parla di spendrello, quando si parla di visionarietà, dobbiamo necessariamente renderci conto che alcune delle innovazioni di Leonardo non furono capite neanche dai suoi contemporanei, eppure erano avanti di moltissimi anni. Quindi quello che sto dicendo è che in effetti esiste nella capacità dell'uomo di passare da una modalità lineare a una modalità associativa la capacità anche di immaginare un futuro più probabilmente più aderente a quello che potrebbe essere. Il problema vero è che questa capacità può essere vista spesso con una certa diffidenza. In questo ci aiuta la filosofia fin dai tempi del mito della caverna di Platone. La cosa interessante è che i neurologi della scienza, scusate, che gli esperti di neurologia di questa precisa filone di ricerca notano che da questo punto di vista non c'è alcuna differenza tra arte, scienza e tecnologia. Cioè la tecnologia e la scienza e l'arte all'interno del pensiero associativo, è un messaggio questo, sono la stessa cosa. Questo è interessante perché abbiamo in genere questa idea che l'arte è lo spazio del pensiero associativo, la scienza è la tecnologia del pensiero lineare. Non è così. Si potrebbe citare classicamente la descrizione fatta dallo stesso Einstein di come lui ha intuito la legge della relatività. Ed è chiaramente la descrizione perfetta, mi dicono, una perfetta descrizione di funzione di creatività legata al pensiero associativo, non ha niente di pensiero lineare. Quindi quello di cui stiamo parlando è di due modalità. Una modalità, perché quello che sto dicendo non è che il pensiero associativo ci salverà in genere, o che importa solo quello, che la parte della società più inerziale non è importante. In realtà il 90% di quello che facciamo dipende dalla logica lineare, ci consente la sopravvivenza. Il pensiero associativo ha un ruolo determinante come dicevo prima, diventa la survival mode soltanto in momenti di crisi. Ora vado veloce perché così descrivo due o tre progetti che potrebbero essere in linea con questo ragionamento. Comunque l'ultima definizione che mi interessa portare alla vostra attenzione oggi è questa, perché gli studi sia di Edward Pringle, di François Jacob e appunto degli architetti che si occupano in particolare di questo tema convergono in una definizione data da Ewan Birney che definisse il genoma come una giungla. Tutti i sistemi creativi in natura sono ridondanti, pieni di connessioni, relazioni, pochi elementi ma molto intrecciati. Questo tra l'altro è
rappresenta l'architettura del genoma, ma rappresenta anche l'architettura del cervello, cioè il pensiero associativo non risiede nell'ampliamento del cervello, diciamo così, nella sua capacità di crescita neuronale, ma risiede nelle relazioni all'interno del cervello, cioè più relazioni maggiore è la possibilità di attivare il pensiero associativo. Questo quindi diciamo ha portato una seconda fase della mia vita, della mia carriera, a lavorare molto sul disegno, lavorando con un gruppo di filosofi, faccio parte di un gruppo di ricerca dell'Università di Cambridge che studia appunto le metodologie per attivare il pensiero associativo. Uno dei filosofi, tra l'altro, con cui ho lavorato su questo tema, italiano, Federico Leoni, è una delle modalità attraverso cui il pensiero associativo si realizza è proprio attraverso l'annullamento del soggetto, cioè il momento in cui mette l'uomo sulla parete, la mano sulla parete e comincia a disegnare, immerge se stesso, cancella il suo soggetto e si immerge nell'oggetto. Questo atto, mi è stato spiegato da Federico, è un atto legato al pensiero associativo, un atto molto importante, e lo distingue appunto questo, come dire, distingue questa condizione da quella di soggetto e oggetto, che invece è tipica del pensiero lineare. Quindi ho realizzato una serie di disegni in cui ovviamente sento di capire quali sono le ragioni che mi hanno portati, però diciamo non saprei spiegare il 100% di quello che viene rappresentato qui. È chiaro che rispetto allo scenario di cui parlavamo prima, da parte mia c'è un tentativo di pensare all'ipotesi di una superficie, un paesaggio in cui architettura intesa come artificio e paesaggio intesa come natura perdono di significato in modo tradizionale e rispondono a una logica più di compressione, di dilatazione, di fratture tra l'uno e l'altro, l'una e l'altra condizione, ma con una sorta di continuità. E quindi per un periodo sono molto pubblicati questi disegni, quindi forse non è necessario che approfondisca il cosa penso che siano e perché, ma diciamo in qualche modo fanno parte di questo tentativo di provare anche attraverso me stesso ad attivare questi meccanismi, ovviamente facendo, come dire, cercando di fare mia la letteratura esistente sul tema. Questo però evidentemente è una fase poco importante, se non collegata al tema dell'educazione, al tema dell'insegnamento. E da un certo momento in poi per me è diventato più importante non testare su me stesso, ma cercare di capire come io potessi in qualche modo intervenire, diventare autore di moltiplicazioni di idee attraverso i miei studenti. Quello che intendo dire è che se tutto quello che dico è vero, molto non sarà vero, è difficile la posizione del docente universitario, ecco perché io preferisco la parola educatore. Per quello che dicevano prima i miei colleghi, l'hanno detto in due o tre momenti, cosa insegniamo noi oggi ai nostri studenti se l'ipotesi iniziale, cioè che quello che abbiamo fatto negli ultimi 80 anni in gran parte non è stato soddisfacente dal punto di vista della risposta ambientale, e se tutto quello che abbiamo fatto in fin dei conti è all'origine ha contribuito in modo determinante alla crisi ambientale che abbiamo oggi. Di fatto noi siamo dei dinosauri che cerchiamo di trasferire una conoscenza che non necessariamente è una conoscenza utile per loro. E allora per me è diventato più importante spostare il mio ruolo da quello di docente a quello di educatore, e quindi di cercare di capire, Eugenio parlava del Bauhaus, come dire, ha una lunghissima tradizione, soprattutto nella fase iniziale con Johannes Itten, di studiare questi meccanismi di attivazione di un pensiero, forse in quel momento inconsciamente non lineare. Vado avanti velocemente, tutto questo porta a un'idea di percezione modificata, perché a questo punto molta della letteratura ci dice che non è tanto la capacità di immaginare
il futuro, che è importante nel pensiero associativo, quanto la capacità di ipotizzare modi di percezione diversa. Questo è il lavoro di alcuni studenti. In questo caso uno studente, per esempio, ipotizza che l'evoluzione del pensiero della città sia legato allo sviluppo della prospettiva, nel senso di aumento di punti di fuga, per esempio, e in questo caso realizza una visione di una città con punti di fuga, con un numero di punti di fuga infinito. Ovviamente nel suo caso si pone il problema, in realtà non sono infiniti perché poi, per ragioni, come dire, sono 200, ve lo dico. A questo punto, come si può vedere istantaneamente una città che è vista da 200 punti di fuga diversi? Deve progettare una macchina, la forma è sinusoidale, una macchina leonardiana quasi, in qualche modo. Questo è Lear Stumbles. Lui ha vinto con questa tesi il premio come migliore tesi di master nel 2015 in Nuova Zelanda, e realizza questa città. Questa città è un esempio di applicazione dell'idea degli spandrel, secondo me, al tema dell'urbanistica. In questo caso lui ipotizza la realizzazione di dell'eliminazione totale delle macchine nella città di Auckland, e cerca di capire come questo cambiamento in qualche modo possa condizionare la percezione della città e in che modo possa essere fatto. Ipotizza un sistema che si basa sull'intelligenza artificiale e sull'intelligenza collettiva, e utilizza una serie di software che si chiamano Agent-Based Modeling, in questo caso usa MailScript, per realizzare questa visione. Questa è una delle suggestioni. In molti casi, quando si vede questa immagine, si scambia per delle modellazioni, come posso dire, alla Zadig, uso un termine. In realtà questo è un risultato di una, appunto, agent-based modeling, quindi è un continuo flusso di elementi che rispondono a specifiche indicazioni date nel genoma nell'algoritmo, sarebbe più corretto, e che rispondono alla necessità di modificare il building stock dal punto di vista della risposta climatica. Qui vediamo, per esempio, che in momenti diversi la struttura dell'edificio è diversa. Questa ossessione per l'integrazione tra l'aspetto, tra l'artificialità e la natura, mi ha portato a costruire a Portsmouth il primo media hub che studia architettura, biologia, robotica all'interno dello stesso centro di ricerca. Questo è, credo che sia ancora oggi, il primo prototipo di finestra realizzato con veri e propri organismi viventi. Questi sono funghi mucillaginosi. Jumur è in grado di regolare la maggiore o minore opacità della finestra, non solo in risposta alla radiazione solare, ma anche attraverso un umidificatore che sta qui sotto, che funziona con un Arduino. E quindi di fatto si tratta di una finestra con dei frangisole vivi. Ovviamente c'è anche una dimensione estetica, lui ha studiato modi per cambiare il colore a seconda dell'alimentazione, per tutta una serie di meccanismi molto complicati, e ovviamente porta a un estremo, una visione più estrema della città. Qui abbiamo realizzato un'installazione che presenta tutti questi elementi in un unico contesto. Qui sono dei mini habitat dove ci sono dei grilli e delle api, edifici robotici realizzati veri e propri, in modo vero, diciamo, attraverso anche in questo caso sensori, attuatori, e così via. Vorrei concludere quindi con questa ultima considerazione. Quando si guardano queste immagini, sono sicuro che la maggior parte di voi ha detto: ah, può essere interessante, ma sono immagini che piuttosto distopiche, non vorrei comunque vivere in quel mondo lì. Ora, al di là del fatto che si tratta di un esercizio e in parte anche delle provocazioni, si potrebbe dire che il problema vero della distopia
in questo ci aiuta Georges Lacan, comunque ci aiuta una vastissima letteratura, è legato molto al tema della familiarità. Sappiamo che entro il 2050 comunque noi vivremo o in questa o in questa condizione. L'unica ragione, anche in questo caso cito non una mia opinione, ma letteratura molto vasta sul tema, per cui riteniamo questo meno distopico dell'altro, è semplicemente la familiarità. Numero due, l'altro aspetto è sì, ma cambiare in questo momento costa di più che mantenere una struttura economica che in qualche modo risponda a dei bisogni sociali, per cui cerchiamo di cambiare ma con una certa prudenza, eventualmente. Anche in questo caso bisognerebbe articolare molto di più il ragionamento. Quello che è un dato di fatto, e di nuovo anche in questo caso la letteratura è vastissima, ci dice che in realtà cambiare è molto, molto più vantaggioso economicamente, cambiare anche in modo estremamente radicale, molto più vantaggioso economicamente, piuttosto che mantenere lo status quo. Grazie.